Ciao, sono Chiara Padovani del gruppo Remark. Il gruppo Remark è un insieme di aziende specializzate nella consulenza in ambiente, sicurezza, medicina del lavoro, consulenza legale e sistemi di gestione. Quali sono le differenze fra infortunio e malattia professionale? Ne parliamo in questo video. Alla base della sicurezza sul lavoro c'è la prevenzione della salute dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali. Anche se entrambi riguardano la sfera lavorativa, le differenze sono tante, a partire dalle diverse procedure di denuncia all'INAIL. L'INAIL, infatti, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è l'ente che si cura di tutte le problematiche correlate agli infortuni e alle malattie causate dal particolare tipo di lavoro che si svolge. Ma partiamo dalla definizione. Si definisce infortunio un evento traumatico e repentino che causa un problema di salute al lavoratore. In particolare, sono identificati come infortuni gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui si è derivata la morte o un'inabilità permanente dal lavoro, assoluto o parziale, che comporta l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Gli elementi quindi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro sono: causa violenta ed evento improvviso, causa concentrata nel tempo durante il periodo lavorativo giornaliero, effetti inabilitanti permanenti o temporanei, sospensione dell'attività lavorativa per più di 3 giorni. Questo significa che nel caso in cui una persona subisca un danno che porta a non poter lavorare per più di 3 giorni, il datore di lavoro deve comunicare il fatto all'INAIL. È infortunio sul lavoro anche qualsiasi tipo di incidente intercorso nel tragitto casa-lavoro o tra più sedi lavorative. Per malattie professionali, invece, l'INAIL intende quelle patologie connesse casualmente o direttamente all'esposizione lavorativa a fattori di rischio, sollecitazioni cui si viene sottoposti durante la giornata lavorativa e che portano a sviluppare una patologia. Quindi non si tratta di un evento repentino, ma bensì un evento che tende a svilupparsi nel corso degli anni. Operando lentamente in modo prolungato, sono in grado di portare al lavoratore effetti cronici che si possono manifestare sotto forma di alterazioni di tipo psicofisico, sia di carattere permanente che transitorio. Mantenere una posizione naturale, ispirare sostanze chimiche, maneggiare oggetti pesanti o contenenti particolari sostanze sono tutte attività che possono causare il presentarsi di particolari malattie a carico di qualsiasi organo o apparato. Esistono delle tabelle che indicano per ogni professione le malattie che si possono sviluppare nel corso dello svolgimento della giornata di lavoro. Può però capitare di sviluppare una malattia non presente in tabella, la cui correlazione con il lavoro andrà dimostrata. L'INAIL paga un indennizzo per chiunque sia soggetto ad un infortunio sul lavoro che porti a un'infermità superiore ai 3 giorni di durata o a una malattia professionale. L'indennizzo è commensurato al grado di invalidità causato dalla problematica in questione, in particolare se la malattia supera il 6% di inabilità, mentre provvede a una rendita per le malattie di grado superiore al 15%. In questo video abbiamo visto cosa si intende per infortunio sul lavoro e per malattia professionale e quali sono le differenze. Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità.